Alessio Furlan durante la riunione di fine anno a Rivarolo di pugilato, sentiamo un po' il bilancio del 2017. È stato un bilancio positivo, come in tutti gli anni, in questa settimana tra Natale e Capodanno facciamo la strada di chiusura con 10-12 incontri tutte le volte. E quest'anno è stato un anno positivo, abbiamo portato due campioni italiani di nuovo in carica a casa, dagli Schoolboys Jason Massa e De Laurenti Arianna nel femminile. Poi abbiamo mio figlio Furlan Samuele che ha vinto il torneo Mura, un torneo nazionale, e abbiamo avuto anche l'Euca Micaela che ha vinto il campionato italiano seconda serie femminile. Sarà un'annata positiva, siamo di nuovo primi in Italia come società, per risultati, per punteggi, abbiamo fatto quasi 300 incontri quest'anno, 35 serate, sta andando a gonfie vele la nostra avventura in Canavese e in Italia. Sono veramente contento perché stiamo lavorando veramente bene. C'è già qualche programma per il 2018? Programma per il 2018, gennaio riposo assoluto, perché sono veramente stanco, quindi gennaio prepariamo le nuove leve, i nuovi ragazzi che esordiranno da febbraio in avanti, e poi da febbraio in avanti avremo 4-5 ragazzi nuovi da poter buttare sul ring e vedere come reagiscono, lavorando sempre con questi ragazzi che ci hanno dato grande soddisfazione quest'anno. Beppe Morabito, vicepresidente del comitato regionale della Federazione di Pugilato del Piemonte, a Rivarolo per questa riunione di fine anno. Tracciamo un bilancio del pugilato nella nostra regione per il 2017. Ma trovo che sia stata un'ottima annata, intanto perché abbiamo incrementato tantissimo le società che si stanno avvicinando nuovamente a questo sport, perché io dico nuovamente perché per qualche anno è stato un po' in decadenza, adesso si è risollevato, io trovo che sia positivo, sono positivi anche i risultati, abbiamo portato tanti ragazzi alle fasi finali dei campionati italiani, abbiamo avuto, come abbiamo visto anche questa sera, diversi campioni e questo ci fa onore. Siamo, devo dire, tra i comitati che in questo momento, insomma, nel pugilato stanno facendo le cose migliori, quindi io credo che l'anno 2018 sarà un buon anno e il 2017 si è chiuso bene. Questa è l'ultima riunione dell'anno, come sempre organizza qua la Canavesana, e devo dire che anche la riunione di quest'anno dimostra nuovamente che abbiamo dei pugili, insomma, piemontesi che incominciano a farsi un nome. Se i conti saranno giusti, riconfermiamo per il terzo anno la Schoolboys Canavesana prima in Italia a livello dilettantistico. Certo, e questo è un altro fattore di onore per il nostro comitato, perché per 3 anni consecutivi avere una società come la Schoolboys Canavesana prima in Italia vuol dire, insomma, che abbiamo lavorato bene e abbiamo organizzato anche tanti incontri, e per fortuna stanno venendo fuori anche dei pugili anche a livello professionistico interessanti, e io trovo che questo sia, diciamo così, l'evolversi di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e che io spero continui anche per l'anno a venire. Sarà sempre più difficile perché comunque anche gli altri comitati sono ben organizzati, abbiamo visto che il livello medio si è alzato e questo fa onore a tutto il pugilato a livello italiano.